Salve, ben ritrovati con l'informazione del TG Blu. In apertura torniamo sul misterioso ferimento al Candelaro a Foggia che si è tenuto 2 sere fa. È ancora mistero appunto per quello che è accaduto ad un uomo di 35 anni che si è presentato al pronto soccorso con un colpo di pistola al polpaccio. Tra le piste seguite dalla polizia anche quella della criminalità organizzata. Potrebbe essere legato alla criminalità organizzata il ferimento di Michele Bruno, l'uomo di 35 anni ferito al polpaccio destro 2 sere fa a Rione Candelaro a Foggia. E quando ipotizzano gli agenti della squadra mobile che stanno indagando sull'ennesimo fatto di sangue avvenuto nelle ultime settimane in città. Secondo quanto raccontato dalla stessa vittima, Bruno era solo tra via Capitanate e via Barra quando qualcuno ha fatto fuoco, molto probabilmente con una mitraglietta. L'uomo è stato colpito al polpaccio da una scheggia di proiettile ed è stato lui stesso a recarsi al pronto soccorso per farsi medicare. Alla polizia ha riferito di non aver visto chi gli sparava. Gli inquirenti però stanno vagliando il racconto della vittima anche per capire se realmente fosse solo al momento dell'agguato. Chi ha sparato ha fatto fuoco con una mitraglietta. Sul posto infatti gli investigatori hanno recuperato ben 8 bossoli. Tra le piste anche quella della criminalità organizzata. L'agguato di Candelaro infatti potrebbe rientrare nella scia di attentati, portare a termine tentati e sventati, messi a segno negli ultimi mesi e che hanno caratterizzato questa nuova guerra all'interno dei clan della società, la mafia di Foggia. Ci occupiamo ora di politica e del futuro dei partiti, soprattutto di come sarà la geografia nel medio termine, attese anche le amministrative in programma in diversi comuni, il ruolo in particolare dei cattolici moderati di domani. Questo è stato il tema al centro di una riunione ieri a Foggia dell'UDC con il vice segretario nazionale Giuseppe De Mita, una forza che guarda al Partito Democratico e che mira a recuperare gli astensionisti. Il ragionamento è complesso, a tratti ostico. Se ci siano ancora le ragioni per una forza di centro, spazi di manovra tra il nuovo PD allargato e le derive populiste di disperazione, come vengono definite, che si contrappongono oggi nel Paese Italia, non è chiaro. Così come non è chiaro a cosa si riferisca Giuseppe De Mita, nipote del più famoso Ciriaco, quando parla di un nuovo progetto rivoluzionario rispetto allo stato attuale delle cose. Solo una cosa appare certa, è un momento di profonda rottura in Italia, pericolosa e disperata. La comunità paese rischia di rompersi irrimediabilmente. Il PD rappresenta il 14% del paese, il Movimento 5 Stelle è l'11%, insieme sono un quarto della società italiana. In realtà il paese sta da un'altra parte. Capire perché il paese si sta allontanando. Per noi il punto d'inizio è qui. Quindi che si fa? Io direi che forse, soprattutto per i cattolici, che non possono avere in questa condizione storica una posizione moderata. Noi dobbiamo avere una posizione dirompente, direi quasi rivoluzionaria. Provare ad organizzare una forza politica che fa, direi, dell'eversione rispetto a questa condizione del presente la propria missione, per ricomporre le comunità locali. Ieri alla biblioteca provinciale, dove era atteso anche Lorenzo Cesa, il vice segretario dell'UDC prova a tracciare la linea del presente e del futuro nel PPE europeo, ma con Renzi in Italia. Allora per noi il punto di partenza è il dialogo con il PD, ma non un dialogo servile. Noi ci mettiamo con il Partito Democratico su ragioni competitive, dove la competizione è funzionale all'allargamento dell'area di consenso nei confronti delle istituzioni democratiche. Per il resto non si riesce a dire altro, l'UDC in un momento di profonda sofferenza, spazzata via le scorse politiche, mantiene ancora un piccolo zoccolo duro sui territori, pronti a mobilitarsi per la causa dei propri leader. Hanno registrato anche qualche nuovo ingresso, Angelo Scera e Massimiliano Di Fonso, rispettivamente segretari provinciale e cittadino, tra gli eccellenti Antonio Giannatempo, già sindaco di Cerignola in quota Forza Italia, che si ritrova oggi in un partito che guarda al PD di Renzi, a conferma, ove ve ne fosse bisogno, di come il caos regni sovrano e di come la strada verso il recupero degli astensionisti di cui sopra sia ancora molto molto lunga. Ed ora ci occupiamo dei ghetti di Capitanata, ghetti di cui è stato promesso più volte lo smantellamento. Ora è la Fly CGIL ad attaccare il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.
La regione Puglia è sempre più decisa a smantellare i ghetti della provincia di Foggia, quello di San Severo e i due di Borgo Mezzanone. Sulla questione insorge la FLAI CGIL. Daniele Calamita, segretario generale Federazione Lavoratori Agroindustria di Capitanata. Ma noi riteniamo che questa ipotesi di affrontare tematiche sociali con le ruspe sia fuorviante, sia sbagliata proprio nell'essenza, perché parliamo di esseri umani e parliamo di questioni sociali. La prima domanda che mi sono fatto nel momento in cui ho letto le dichiarazioni del presidente Emiliano è stato: quelle 2000 persone che verranno sgomberate, dove andranno? Andranno nelle nostre piazze? Andranno nei nostri comuni? Bivaccheranno per strada? Beh, noi pensiamo che un'alternativa alla chiusura dei ghetti, che deve esserci, queste le proposte. Ma un'alternativa vi può essere un'alternativa, fra l'altro lanciata diversi anni fa alla stessa Regione Puglia, riproposta al presidente Emiliano, che è la costruzione di ecovillaggi, che è l'agricoltura ad alto impatto sociale, quindi provare a mettere a coltivazione i nostri terreni incolti, e ne sono tanti, provare a dare una risposta di dignità a tanti esseri umani, che non è la ruspa o azioni di forza, ma che è provare a immaginare quale percorso questo territorio, questa regione vuole fare rispetto a degli esseri umani che hanno la sfortuna di vivere in quelle condizioni. E se dalla regione non arriveranno le risposte, la FLAI è pronta a scendere in piazza. Noi non escludiamo anche forze di protesta un po' più forti, tipo presidi sotto la Regione Puglia. Di sicuro non soprassederemo rispetto a una decisione che, fra l'altro, non ha avuto neanche un secondo di concertazione con i soggetti sociali. Quindi non ci è stato materialmente chiesto cosa ne pensiamo e quali ipotesi abbiamo per risolvere il problema. E nei giorni scorsi ci siamo occupati di agricoltura, delle nuove opportunità che si aprono con il PSR, il piano di sviluppo rurale anche per la Capitanata. Oggi invece ci occupiamo di pesca, ieri sopralluogo sul Gargano della commissaria dell'Unione Europea Briano. Il mare del Gargano e la sua economia al centro dell'attenzione delle eurodeputate del PD Elena Gentile e Renata Briano, vicepresidente Commissione Pesca al Parlamento Europeo. Le parlamentari hanno visitato le due maggiori marinerie della nostra provincia, Manfredonia e Cagnano Varano, prima tappa in località Capoiale, dove operano diversi importanti miticoltori alle prese con problemi che interessano il piccolo porto canale, ma soprattutto gli impianti di miticoltura, fermi ormai da oltre due mesi per colpa di un'alga tossica che ha indotto la locale ASL a vietare la raccolta ed il consumo di cozze. Ecco l'impegno della Briano. Gli impegni sono quelli di lavorare in Europa considerando quelle che sono le esigenze dei nostri pescatori. Io mi sono presa come primo impegno quella di uscire sul territorio. L'Italia ha tanta costa, però insomma sto girando e sto conoscendo delle realtà magnifiche che però hanno bisogno di tanto sostegno. L'altro impegno che mi prendo è appunto considerare queste esigenze, perché io credo che la politica comune della pesca europea nei principi sia giusta, ma che poi le regole su come applicarla devono essere fatte a livello dei territori, degli ecosistemi simili. Il Mar Mediterraneo, il Mar Adriatico, questa laguna è diversa dall'Oceano Atlantico e dal Mar Baltico. Allora, il principio va salvaguardato, la sostenibilità è fondamentale. Da Cagnano Varano a Manfredonia, dove negli ultimi anni il comparto della pesca è in crisi profonda e dove il numero dei pescherecci si è ridotto notevolmente, passando da 500 ad appena 220, molti dei quali con il cartello vendesi. Le parlamentari Gentile e Briano sono giunte nel primo pomeriggio e, dopo aver assistito all'asta del pesce, hanno visitato il mercato ittico. Qui i pescatori hanno chiesto aiuto sulle cosiddette pesche speciali del bianchetto e del rossetto. Noi chiediamo almeno il permesso del rossetto, in quanto è un pesce adulto e non ha taglie di misura. Per la vicepresidente della Commissione Pesca al Parlamento Europeo la soluzione è possibile. Io penso che sul rossetto, sapendo che già il piano di gestione inviato è a Bruxelles, l'analisi di Bruxelles, sono state chieste integrazioni, sono state inviate, ritengo la cosa assolutamente possibile. D'altronde vengo da una regione dove è appena stato autorizzato, in Liguria e Toscana. E ci fermiamo a Manfredonia, dove comunque ci sarebbero segnali di ripresa per quanto riguarda il mercato ittico.
Manfredoni alla pesca con nubio inscindibile, maggiore risorsa economica per il territorio e valore aggiunto dell'intera economia di Capitanata. Tutto questo nonostante la crisi che da alcuni anni sta attanagliando il settore. Nel comparto marittimo di Manfredonia, uno dei più importanti dell'Adriatico, stanno diminuendo le imprese di pesca, ma c'è voglia di riscatto. Carlo Cinque, assessore attività produttive. L'obiettivo è un rilancio dell'economia, una buona gestione del mercato ittico, ma soprattutto trovare tutte quelle formule giuste a livello europeo per il rilancio totale della nostra economia. E nel frattempo cresce il mercato ittico di Manfredonia che con la nuova gestione ASE ha fatto registrare già un deciso incremento. Diciamo che i dati dei primi 3 mesi di gestione ci danno un incremento di quasi 350.000 euro. Diciamo che c'è tanto da fare, siamo sulla buona strada, cercheremo di sensibilizzare tutti, produttori ma soprattutto i commercianti, per far capire che l'economia deve essere rilanciata e rispetto a chi va a pescare, ma soprattutto a chi gestisce l'intera filiera ittica. Ed intanto Nunzio Stoppiello, attuale presidente regionale di Federcopesca, è stato nominato presidente della OP Produttori Ittici Sud Adriatico. Abbiamo pensato a Nunzio perché Nunzio è diciamo l'espressione della marineria di Manfredonia, è l'unico che conosce bene tutti i problemi che la marineria ha vissuto e pertanto abbiamo ritenuto scegliere lui, anche perché con lui sono iniziate una serie di soluzioni che piano piano noi stiamo riportando all'attenzione europea. Ed ora parliamo di viabilità, andiamo sui Monti Dauni dove qualcosa sembra muoversi. 6 milioni e mezzo per l'appalto di lavori di alcune strade provinciali sul versante nord dei Monti Dauni. Finalmente all'amministrazione provinciale di Foggia, nell'ambito del progetto Strada Facendo, ha ottenuto i fondi necessari per mettere in sicurezza alcune arterie che collegano i centri al confine con il Molise e il Beneventano, con Lucera e Foggia. Potito Belgioioso, dirigente settore viabilità, amministrazione provinciale. Per il subappennino, diciamo, un'ultima notizia è quella dell'appalto di 6 milioni e mezzo di euro per delle strade nella zona di Casalvecchio, Torre Maggiore, Lucera, 6 milioni e mezzo che sono residui dei fondi di Strada Facendo che diciamo, la provincia di Foggia ha chiesto ed ottenuto. Altri interventi interesseranno la parte meridionale dell'Appennino Dauno, dove è prevista a breve la riapertura della provinciale Bovino-Accadia, chiusa al traffico ormai da alcuni anni. L'ultimo consiglio provinciale ha approvato una variazione di bilancio per realizzare altri interventi su circa 6 comuni, sono i comuni di Rocchetta, Candela, Sant'Agata, Accadia, chissà più, non mi ricordo più. No, Bovino no. Vabbè, insomma, nella zona di Tertiveri, Biccari, eccetera. Ecco. Sono 6 interventi che stiamo progettando e andranno in appalto a breve. Verranno riaperte la Bovino Panni e la Bovino Accadia? La Bovino Accadia sicuramente sì, la Panni no, Bovino Panni non ancora, non credo. Migliaia di lettere di auguri di Natale sono state inviate dai bambini del reparto dell'oncologia pediatrica di San Giovanni Rotondo ai militari italiani impegnati nella missione in Kuwait. Migliaia di lettere di auguri di Natale e di felice anno nuovo. E il pensiero, semplice ma molto speciale, che i bambini del reparto dell'oncologia pediatrica di San Giovanni Rotondo e degli alunni delle scuole primarie e paritarie di Foggia hanno realizzato inviando migliaia di lettere e disegni ai militari dell'aeronautica militare che da qualche anno sono impegnati nella missione NATO ad Ali al-Salem in Kuwait, denominata Prima Partica. Un'iniziativa particolare che ha ridotto, anche se solo affettivamente, la lontananza dei militari dall'Italia e ha permesso al personale dell'Italian National Contingent Command Air, che trascorre queste festività lontano dalle proprie famiglie, di non rinunciare a quel clima di raccoglimento e serenità che regalano queste giornate particolari. Da ottobre del 2014 in Kuwait è presente una task force aerea con circa 190 unità, tra cui anche militari foggiani. Per lo schieramento di 2 velivoli a pilotaggio remoto Predator, i velivoli senza pilota a distanza proprio alla mandorla di Foggia, di un velivolo da rifornimento in volo e di 4 velivoli Tornado per la ricognizione e la sorveglianza di tutto il territorio. Di calcio, domani c'è Foggia, Juve e Stabia.
6 punti nelle prossime due partite. Beh, insomma, un bel salto si può fare in avanti o in alto. Sarebbe il massimo per noi e ci dobbiamo provare. Eh sì, due vittorie una dietro l'altra lancerebbero in orbita il Foggia, atteso da due turni casalinghi consecutivi, domani con la Juve Stabia, 6 giorni più tardi, sabato 16, contro la Paganese. Nel contempo, giusto per dovere di cronaca, la Casertana affronterà lunedì sera nel posticipo la Paganese fuori e poi il Catanzaro, domenica 17 in casa. Il Foggia cercherà di ripartire da dove aveva lasciato, dalle 4 vittorie consecutive con cui aveva chiuso il 2015 contro una Juve Stabia che, se è vero che vince poco, è altrettanto vero che non perde da 3 mesi esatti. Da Zerbi, con ogni probabilità, manderà in campo la squadra migliore e potrà contare sugli ultimi arrivati Vacca e Chiricò, che partiranno dalla panchina. E dunque Narciso, Angelo, Loiacono, Gigliotti e Di Chiara, Coletti, Agnelli e Gerbo, Sarno, Iemmello e Floriano. Si comincia alle 15 sotto la direzione del signor Paolini di Ascoli Piceno. Ed ora vediamo insieme che tempo farà. Antonio Sannò, direttore e fondatore di ilmeteo.it, vi augura una buona domenica. Previsioni per il 10 gennaio. Piuttosto soleggiato al centro-sud, molte nubi invece al nord e poche piogge sull'Italia. Ecco il dettaglio realizzato da ilmeteo.it. Al nord nubi diffuse e locale nebbia anche con piovigine sui settori prealpini e sull'Emilia occidentale. Ultimi temporali sul Triestino. Al centro, al primo mattino, ultime piogge sulla Toscana, sull'Umbria e sul Lazio, ma migliora presto con residui piovaschi pomeridiani in Umbria, più soleggiato sulle altre regioni. Al sud, giornata piuttosto soleggiata su gran parte delle regioni, con clima quasi primaverile e occasionali piovaschi lungo le coste di Campania e Calabria Tirrenica. Come saranno i venti? Saranno forti di libeccio e la neve sarà debole e sparsa sulle Alpi sopra i 900-1000 metri. Temperature previste. Minime che non subiscono sostanziali variazioni, con meno 1 e più 10 gradi al nord, tra 9 e 15 gradi al centro-sud. Di giorno invece prevediamo 6-14 gradi al nord, 11-18 gradi al centro e fino a 20-21 gradi al sud. Il meteo.it rinnova l'augurio per una buona domenica. Arrivederci. È tutto, buona domenica anche da parte mia, arrivederci.